Bastian Contrario. Arnor Knights a Bastian Contrario. Ai ai ai, cari pirati di terra, il bordeggio di questa puntata mi trova in grandi difficoltà. Mi sento un vulcano in eruzione, un forziere senza fondo, colmo di gemme da portare alla luce, ma compresso nei tempi radiofonici, anche se sappiamo bene che né Capitan Gabriele con la sua radio pirata, la radio nella radio, né le onde di Yasta Radio sono rigidi o fiscali. Vorrei parlarvi di quella che io chiamo la terra di mezzo, ossia quello spazio in cui ci si può sempre incontrare anche quando si hanno posizioni opposte. Vorrei parlarvi delle solitudini condivise, isolamenti nei quali ci immergiamo sempre di più pur restando fianco a fianco, della tristezza di conquiste apparenti come le famiglie mononucleari, del potere della conoscenza e del suo inganno, che si manifesta inventando costantemente nuovi codici linguistici e non per lasciare indietro le masse, né più né meno di quando mancava la scolarizzazione, della tolleranza, che non è per niente una bella parola, perché non parla affatto di parità e di sostegno, ma solo di mala sopportazione. Insomma, tra cuore e mente, un costante sovrapporsi di idee, concetti e desiderio di condivisione. Mi sa che fra un po' chiederò a Yasta Radio un bis del mio Bastian Contrario. Comunque, proprio per stringere, torniamo al qui e ora. Ho deciso alla fine di condividere qualcosa con voi di ancora più urgente in un certo senso. Se vi ricordate un po' gli incontri passati, avevo parlato di quanto la società sia la somma complessiva degli atteggiamenti dei singoli individui, che messi insieme ne fanno il colore, e di quanto da questa prospettiva sia fondamentale sforzarci di costruire il nostro pensiero e il nostro sentire verso il positivo, verso la valorizzazione, verso la pace. Se volete riascoltarlo, cercate la puntata digitando Elena Furio Blogspot e cercando Bordeggiando tra i colori. E a proposito di pace, avevo citato in un'altra puntata le righe «L'idea che siamo in conflitto può essere reinterpretata in questo modo. Condividiamo un problema», prese da Pace e Solidarietà Globale. Considerando le cose spaventose che si muovono nel mondo, visto che prossimamente si dovrebbe decidere del disarmo nucleare, visto che a tale proposito circolano anche raccolte di firme in rete, mi sembra la miglior cosa da condividere con voi, sì, proprio con voi che mi ascoltate e siete attenti al mio Bastian Contrario. Questo libro mi sta piacendo moltissimo e mi sta ispirando così tanto che vorrei farlo vostro. Quindi, per oggi, cari pirati all'ascolto, va che leggo degli spezzoni da questo libro, che poi ho scoperto, riporta un sito interessante, senzaatomica.it, sul quale potreste prendere largo o addirittura agire anche voi. Dicevo, il libro in questione è Pace e Solidarietà Globale, l'azione dei cittadini per un mondo libero dalla violenza, di Daisaku Ikeda per Edizioni Esperia. Inizio proprio con un piccolo spezzone che parte dall'introduzione. Basandosi sulla prospettiva buddista che cerca di chiarire i meccanismi intimi della vita, Toda affermò che chiunque avesse usato le armi nucleari era un'incarnazione del demone, un mostro, e ribadì con fermezza il diritto fondamentale delle persone alla vita. Toda aveva compreso che la logica che giustifica il possesso di armi nucleari nasce in seno alla forma più estrema del desiderio dell'uomo, dominare e piegare gli altri alla propria volontà, e che questa sete di dominio vince ogni esitazione ad annullarli e a distruggere le loro vite e i loro mezzi di sostentamento se questi provassero a resistere. Le armi nucleari possono annientare brutalmente in un istante un numero enorme di persone. Chi sopravvive è condannato per sempre a una vita di sofferenza per gli effetti delle radiazioni. E questo doloroso fardello ricadrà sulle generazioni successive per molto tempo. Cosa sono le armi nucleari se non una malvagia e totale barbarie che nega e calpesta l'innata dignità della vita stessa? È essenziale che l'umanità sviluppi la comune consapevolezza che le armi nucleari sono un male assoluto, la cui esistenza non può mai essere giustificata per nessuna ragione e in nessuna circostanza. Dobbiamo liberarci dalla nozione che servano a qualcosa, che siano un male necessario, utili come deterrente per la guerra o i conflitti. L'idea che le armi nucleari funzionino da deterrente alla guerra e siano quindi un male necessario è il principale ostacolo alla loro eliminazione. È questo modo di pensare che dobbiamo mettere in discussione e smantellare. La pace è sempre una gara fra rassegnazione e speranza. L'indifferenza e l'acquiescenza nei confronti del male vanno riconosciute chiaramente per quello che sono,
funzioni negative e distruttive della vita. Cedere a questi impulsi significa, in ultima analisi, schierarsi con le forze della distruzione. Gli esseri umani hanno creato le armi nucleari, quindi la loro eliminazione non può essere al di là del potere e della saggezza umana. Altrove il libro prosegue e sviluppa il pensiero sulla necessità di abbandonare la logica della deterrenza, sostituendola con quella della sicurezza umana. Va da sé che l'attenzione sposta il suo fuoco dal concetto di sicurezza nazionale, ossia difesa del territorio e delle sue istituzioni, a quello senza confini della sicurezza di ogni singola persona, soddisfacendone i bisogni fondamentali e rimuovendo le cause di violenza, rendendo illegale ciò che è immorale. Per fare questo, l'autore si appella al potere del dialogo, spiegando accuratamente in cosa consiste. Lo definisce coraggioso e aperto. Sottolinea che ci deve essere lo sforzo di conoscere e di farsi conoscere, un incessante sforzo spirituale volto a una profonda trasformazione in noi stessi e negli altri attraverso il coraggio e autentica forza. Cito: «Il dialogo comincia dal riconoscere chiaramente le posizioni e gli interessi delle rispettive parti e dall'identificare accuratamente gli ostacoli che impediscono di progredire, lavorando con pazienza per rimuoverli e risolverli uno dopo l'altro». Beh, io davanti a questa visione sono rimasta positivamente basita e decisa a impegnarmi per imparare a mettere questo tipo di azione nella mia vita, così come l'idea di condividere un problema anziché essere in conflitto. Significa sforzarsi insieme, significa far prevalere la cooperazione e non la rivalità, il pluralistico noi rispetto all'isolato io. E a proposito di cooperazione, dovremmo avere tutti un ruolo nell'educazione per la pace, dice Ikeda, per ispirare i più giovani. Poiché nessuno nasce odiando, ma viene direttamente o indirettamente educato a farlo, così può essere per la pace. Semplicemente parlando di dignità della vita, di eguaglianza tra le persone, allenandoci a cercare insieme soluzioni non violente agli inevitabili conflitti della vita, possiamo iniziare subito a costruire una società di pace. Poiché guerra e violenza sono in definitiva prodotti del cuore umano, il cuore umano è anche capace di favorire la pace e la solidarietà. Nel libro si parla anche di empatia come conseguenza della scelta di stabilire come valore centrale il rispetto per la dignità inviolabile della vita umana, che si può tradurre in un sincero riconoscimento della nostra comune umanità e nel solidale desiderio di proteggerci universalmente dalla sofferenza. A questo sentire viene contrapposta l'apatia, ossia la mancanza di interesse e considerazione verso un problema, descritta nella sua natura nascosta, non di mera inerzia, ma di colpevole esercizio di violenza e negazione della dignità dell'altro. Atteggiamento molto chiaro se si pensa alla questione della povertà estrema. Questo argomento viene poi esteso. Viene citata la Dichiarazione dei diritti umani con il suo esplicito elenco: salute, benessere proprio della propria famiglia attraverso adeguata alimentazione, vestiario, abitazione, cure mediche e servizi sociali necessari. Eh già, mi sembra davvero che nel mondo proprio tutti godano di queste basi. Ma con la globalizzazione economica dovremmo ormai essere coscienti dell'impatto reciproco che abbiamo anche a chilometri e chilometri di distanza. Mi piace questo passaggio. L'aiuto ai paesi poveri non deve essere considerato un atto di pietà. Si tratta di uomini e donne, giovani e anziani, che conservano il loro orgoglio di individui e che lottano con grande energia per vivere in circostanze tra le più difficili che si possa immaginare. Essere costretti a vivere nella paura e nell'insicurezza è una violazione dei diritti fondamentali dell'individuo. Il secondo segretario generale delle Nazioni Unite disse: «Si potrebbe usare l'espressione libertà dalla paura per riassumere l'intera filosofia dei diritti umani». Nel libro si parla anche dell'importanza di riconoscere il proprio valore e diritto come individui, a prescindere dalla situazione di partenza in cui si versa. Si parla di modo di vivere contributivo, utile a realizzare noi stessi, con la consapevolezza che il nostro agire incide sul nostro ambiente sociale e non, permettendoci di avviare processi virtuosi di pace a livello locale, che si estendono poi a livello globale. Parla di diplomazia dei cittadini comuni o diplomazia parallela, ossia di essere un movimento aperto, egualitario, flessibile, transnazionale di cittadini comuni che può sollecitare le diplomazie ufficiali basate invece su supremazia, riservatezza ed esclusivismo.
A tal proposito, avendo sbirciato anche il sito senzaatomica.it, ho trovato anche la proposta di pace 2017 di Ikeda, nella quale c'è anche l'invito a scrivere e raccogliere dichiarazioni di persone comuni per un mondo senza armi nucleari, che possa diventare base di un trattato che le proibisca. Non è la paura che garantisce la sicurezza. La pace si realizza quando le persone si uniscono al di là di tutte le differenze, in un impegno condiviso per tutelare la dignità della vita attraverso il disarmo interiore. Per smettere di accettare le armi nucleari, bisogna smettere di pensare o accettare l'opzione annientamento totale dell'altro. Così come non possiamo definirci civili fino a quando si dà per scontata la possibile esistenza della guerra. Sperando di avervi trasmesso il mio impegno, la mia passione, il mio sforzo costante, concludo con un altro stralcio dalla proposta di pace presa dal sito di senzaatomica.it. Il manifesto Russell-Einstein, pubblicato il 9 luglio 1955 da un gruppo di eminenti scienziati di tutto il mondo per evidenziare i pericoli delle armi nucleari, fu un esempio che fece storia. Cercheremo di non dire una sola parola che possa piacere più a un gruppo che a un altro. Ci appelliamo, in quanto esseri umani, ad altri esseri umani. Ricordate la vostra umanità e dimenticate il resto. In tal modo coloro che leggono sono spinti a considerare le armi nucleari come un pericolo per loro stessi, i loro figli e i loro nipoti, piuttosto che solo in un contesto nazionale. Lo storico parere consultivo sulla minaccia o l'uso delle armi nucleari espresso dalla Corte Internazionale di Giustizia nel luglio 1996 fu il risultato di una vigorosa campagna intrapresa dalla società civile con il progetto Corte Mondiale. All'inizio delle udienze furono presentate alla Corte Internazionale di Giustizia dichiarazioni della coscienza pubblica di circa 4 milioni di persone in 40 lingue. La Corte Internazionale di Giustizia stabilì che la minaccia dell'uso o l'uso delle armi nucleari è in generale incompatibile con la legislazione internazionale e affermò chiaramente che gli Stati hanno l'obbligo di ricercare e concludere negoziati che conducano a un disarmo nucleare completo. Lascio a Gabriele il promemoria degli appuntamenti. A voi tutti, ciurma, pirati di terra e pirati del web, il mio grazie di cuore.